Ma buonasera a tutti, iniziamo questo webinar. Ovviamente l'incontro inizierà fra 10 minuti circa, però possiamo utilizzare questi minuti per ovviamente dare il benvenuto a quanti si sono già iscritti, e saremo tanti anche stasera, e provare la funzionalità della piattaforma, così che tutti quanti possiate prendere confidenza con lo strumento. La piattaforma ha un pannello di controllo che, qualora non si fosse aperto sul vostro schermo, potete aprire cliccando sulla freccetta arancione, e vi consiglio di gestire il pannello di controllo alla destra del vostro teleschermo. E poi vi segnalo alcuni strumenti per lavorare insieme. Allora, primo tra tutti la chat che trovate in basso, che è possibile aprire e vi consente di mandare messaggi a tutti quanti, come sto facendo io adesso, ovvero ai relatori. Riuscite a vedere la chat? Se non la riuscite a vedere, dovete cliccare sulla freccetta che deve essere posta in basso. Se mi rispondete, così vediamo se avete preso confidenza con la chat. Poi cominciano ad esserci un po' di domande. State utilizzando le domande, perfetto, per dare il buonasera, salve, ok, grazie. Però la chat è molto più utile. Lasciate fare le domande, anche perché avremo modo di intervenire direttamente online in alcune finestre di dibattito. Se provate a gestire la chat, a utilizzare la chat, avete che è l'ultimo riquadro del pannello di controllo. Ancora, dicevo, c'è la possibilità di intervenire. La possibilità di intervenire e quindi di intervenire con il vostro audio, purché abbiate un microfono collegato, e per poter intervenire dovete chiedere la partecipazione cliccando sull'iconcina che è sul lato del pannello di controllo, raffigurante una manina. Se provate a cliccarla, così anche chi di voi vuol provare che tutto funzioni correttamente. Nicoletta mi ha chiesto di intervenire. Quando qualcuno chiede di intervenire, ovviamente nei momenti di apertura, io apro il microfono e quindi, per esempio, in questo caso Nicoletta, poi sarà il caso di Michele, può intervenire. Ci diamo del tu, io mi chiamo Ettore Ruggero, sono il coordinatore di Artes. Nicoletta, ci senti? Nicoletta? Adesso si inquadra dove che stanno. Nicoletta? Vediamo se Michele riesce ad intervenire. Ovviamente dovete avere il microfono collegato, l'audio funzionante. Michele Castelli, buonasera. Puoi intervenire? Puoi provare il tuo audio? Mi senti? Sì, perfetto. Buonasera Michele. Ok, ciao. Riesci ad Ah, ascoltare? per non avere il microfono. Prego. Pensavo di non avere il microfono. Ok, invece ti ascolto correttamente. Tu mi vedi correttamente? Mi Sì? ascolti correttamente? Sì? Perfetto, bene. E allora poi con questo sistema potrai avere la possibilità di chiedere la parola e di intervenire. Noi avremo due momenti di interazione, di dibattito, e quindi chi alza la mano poi a turno potrà avere parola. Ovviamente consiglio di essere brevi, di essere diretti. Grazie allora Michele, vediamo se Nicoletta riesce ad utilizzare il suo microfono. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, do il benvenuto alle persone che man mano si stanno collegando. Vedo che mi state segnalando. Ah, posso lo scrivere Nicoletta? Benissimo, va bene. Peccato, se riesce a procurarsi un microfono, c'è la possibilità di intervenire.
Se qualcun altro vuol provare a cliccare la manina che è in un'icona alla sinistra del vostro pannello di controllo, può provare. Luigi chiede di intervenire. Vogliamo provare ad avere un saluto da Luigi. Luigi? Mi sentite? Sì, perfetto. Ciao, Ah, ok. buonasera, Ciao a tutti. benvenuto. Ci Buonasera. ascolti, ci vedi correttamente? Io vi sento, sì, molto bene. Perfetto. Riesci anche a vedermi con il riquadro video? Sì. Bene, adesso a minuti si collegherà poi Umberto Curti, che è il nostro esperto, quindi avrete modo di vedere sia me che lui. Purtroppo siamo tanti, quindi il collegamento anche video di tutti è impossibile, però l'audio, appunto, su vostra richiesta sarà possibile attivarlo. Allora, Luigi, buon webinar e ci aggiorniamo poi dopo nei momenti di dibattito. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Hai iconizzato in questo momento le slide? Non so. Nel frattempo vedo che si è collegato Umberto. Umberto, buonasera, puoi provare il tuo video e stiamo aspettando che si colleghino tutti quanti. Ciao, buonasera, benvenuto. Puoi provare il tuo audio, Umberto? Mi senti? Perfetto, benissimo, adesso ti sento molto bene, buonasera a tutti. Con noi Umberto, stiamo provando i collegamenti di tutti quanti. Colgo l'occasione in questi minuti che ci separano dall'avvio del webinar, innanzitutto di dare un benvenuto a quanti man mano si stanno collegando e a dare qualche piccola istruzione circa l'uso della piattaforma per quanti non avessero di dimestichezza. Quindi vi consiglio di aprire il pannello di controllo se non l'avete già fatto cliccando la freccetta arancione e di porre il pannello di controllo alla destra del vostro schermo in modo tale da poterlo avere libero per vedere il relatore e le slide e i materiali che visioneremo insieme. Un tool importante è quello della chat che trovate in basso al pannello di controllo, dove potete digitare dei messaggi specificando con il menu a tendina giù se lo inviate all'intero gruppo, ovvero solo agli organizzatori. Potete provare e divertirvi per vedere se funziona. Se mandate un saluto a tutti, può essere. Ho così la conferma che avete preso confidenza con la chat e poi soprattutto avremo dei momenti di dibattito, di domande al nostro esperto, ovvero di anche brevi vostre considerazioni, di interventi sul tema e per poterlo fare basta cliccare sulla manina che trovate nella barra lato del pannello di controllo e quindi potreste provare anche adesso, così mi date conferma che state prendendo confidenza. Ecco come Morena e Jessica. Do la parola a Morena per vedere se il suo audio funziona. Ciao Morena, buonasera. Ascolti Ciao, buonasera. e ci vedi correttamente? Assolutamente sì. Perfetto. Allora, dopo il piacere di avere tue domande o una tua partecipazione attiva. Perfetto, piacere mio. Jessica, buonasera. Ci Ciao, buonasera. ascolti? Ci segui bene? Jessica? Sì, sento Perfetto. benissimo. Allora, quando vorrai, quando apriamo il dibattito, sai come intervenire. A dopo. Ancora Giuseppe Lamalfa ha chiesto di intervenire. Giuseppe, ci senti? Ci dai un tuo saluto? O c'è Irma Brizzi? Irma? Irma, ci senti? Forse non hanno il microfono. Ovviamente per poter intervenire
In audio bisogna avere un microfono funzionante. Se Irma e Giuseppe vogliono intervenire, ma lei? Sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Se un po' più ad Va alta voce è perfetto. bene, buonasera. Da Bene, tu da dove partecipi al webinar? Roma. Bene, perfetto. Allora, buon webinar e sai quindi come intervenire quando e se vorrai. Ciao. Bene, qualcun altro vuol provare? Luigi Simeone, buonasera. Luigi, tu sei da? Luigi? Ci sei Luigi? Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Da dove ci segui? Da Milano. Perfetto. Allora, quando vorrai, hai visto com'è facile poter chiedere parola, quindi per domande e interventi, non appena adesso apriremo la discussione. Qui con noi Umberto Curti, che dovreste vedere qui con me. Io sono Ettore Ruggero, coordino l'Artes Academy, che promuove questi webinar. Questo è uno dei tanti che stiamo facendo sul tema dell'innovazione nel turismo e del turismo esperienziale. Chiede di intervenire Monia. Monia, ci senti? Ha detto no, ma mio figlio è andato già via e ho capito, però siamo a tanta distanza, io non lo conosco e Monia? automaticamente se già mi stai dicendo una cosa e poi ne stai Monia facendo sta un'altra, parlando i io... fatti suoi, quindi è meglio chiudere l'audio. Ecco, è importante quando vi collegate che possiate partecipare direttamente al webinar. Vediamo Ombretta Pepe. Ombretta, ci senti? Ombretta? Mi sentite? Mi sentite? Perfettamente. Tu Oh, dove buonasera, mi sei? collego da Pesaro, da Pesaro. Benissimo. Esatto. Viva le Marche, ci sentiamo più Grazie. tardi allora, quando vuoi sai Grazie. intervenire. Laura San Vito, vediamo. Laura, buonasera. Ciao, buonasera, mi sentite? Perfettamente, tu di dove sei? Io mi collego da Como, sono di Lecomo Futures. Perfetto, e Ciao. allora buon webinar, quando vuoi potrai intervenire secondo questa modalità. Monia, vediamo se Monia si è collegata, ci Sì, sente? Gemma, non ti preoccupare. Monia? Grazie, Angela. Grazie a te. Ciao, ciao. Monia, ci sei? Monia? Buonasera, Sì, eccomi. Scusate. ciao Monia, di dove sei? Buonasera a voi. Lecce. Perfetto, io Lecce. sono il più vicino a te, io sono qui a Bari. Ah, Piacere. ecco. E Ok, allora, mi è un hai piacere anche sentito per un me. po', abbiamo partecipanti un po' da tutta Italia. E niente, quando vuoi potrai intervenire così come hai fatto alzando la manina, ok? Grazie mille, Buona, buon ok. webinar e a dopo. Ciao. Grazie. Allora, qualcun altro? David ha chiesto di intervenire. David, buonasera. Perfetto. Ciao, sono David, Guglia della Marra. Chiamo da Roma e io mi occupo di turismo esperienziale con i Pupin di Roma e quindi mi piacerebbe piacere l'argomento. Benissimo, grazie. Ci auguriamo tu possa dare un tuo contributo durante il dibattito. Volentieri. E ci sentiamo dopo allora. Volentieri. Dovresti avvicinarti leggermente al microfono la prossima volta, Ok, ok? va bene, va bene. Ciao, a dopo. Ancora qualcun altro? Dopodiché, penso che fra un minutino possiamo partire. Ci sono ancora altri che si stanno collegando. Buonasera a tutti. Ricordo, il modo per poter intervenire e partecipare è cliccare sulla manina che trovate sulla barra laterale al pannello di controllo. Cliccando la manina chiedete di poter intervenire, quindi avrete l'audio accessibile, quindi tutti quanti potranno ascoltare, come sta facendo in questo istante Ivan Bianchi. Ciao Ivan, buonasera. Bene. Ciao, buonasera, sono Ivan da Milano. Buonasera a tutti voi. Roma-Milano, due pari. Vediamo qualcun altro collegato. Ivan, allora quando vuoi potrai intervenire alzando la manina, e comunque vi ricordo la chat per poter chattare o con l'intero gruppo o per chiamare
chiedere qualcosa in linea diretta con noi, ovvero con me, a me e a Umberto. Qualche altra prova sulla corretta ricezione dell'audio e del video? Qualcuno vuole intervenire per poterlo fare? Ricordo, va cliccata l'icona della manina che trovate alla sinistra del pannello di controllo sulla barra laterale. Se qualcuno vuol provare, non l'ha ancora fatto, possiamo vedere se tutto funziona correttamente. Anche noi abbiamo il feedback che il sistema funzioni perfettamente. Bisogna prendere un po' di confidenza con questa piattaforma, ma che stiamo trovando molto facile e come si suol dire, user friendly. Qualcun altro vuole intervenire? Va bene, mi sembra che ancora Giuseppe Lamalfa, vediamo. Se riesce, o forse abbiamo Giuseppe, vuoi intervenire? Forse l'aveva chiesto prima. Ok, qualcun altro? Luigi Simeone. Buonasera Luigi, vuoi salutarci? Luigi? Luigi, ci senti? Luigi? Buonasera a tutti, mi sentite? Perfettamente. Tu di dove sei? Che fai di bello? Milano, sono un accompagnatore turistico, lavoro nel Perfetto. turismo. Ok, allora quando vorrai potrai intervenire alzando la manina come hai fatto in questo momento. E allora io direi di incominciare anche nel rispetto di tanti di voi che siete stati puntualissimi nel collegarvi. E allora, buonasera a tutti, mi ripresento, sono Ettore Ruggero, sono qui a Bari, coordino Artes Academy, che è la nostra area per la formazione e la cultura sull'innovazione del turismo e del turismo esperienziale. Quando dico noi, Artes, come sapete, è una rete per il turismo esperienziale, per la diffusione del turismo esperienziale in Italia. E qui con noi oggi Umberto Curti. Umberto è collegato da Genova, dove vive e opera, e ci racconterà cosa fa di bello e soprattutto la sua passione, che se non l'avete capito è quello dell'enogastronomia, dato che è il nostro esperto di stasera. E allora, io faccio partire un breve filmatino che consente a Umberto di presentarsi e poi avvieremo il nostro webinar sul tema enogastronomia e turismo esperienziale. Umberto, vedrete, ci racconterà una serie di esperienze che da anni vive e che esprimono la sua passione per il settore, ma soprattutto cercherà di condividere con noi il taglio che in questi anni ha dato alle sue attività in materia. E quindi, come ho detto prima, avremo una parte intermedia, una parte finale di dibattito e faremo anche alcuni sondaggi. Non so chi ha avuto modo di frequentare i nostri webinar, i sondaggi ci aiutano molto a dialogare insieme e a capire una serie di aspetti collegati al tema e soprattutto consentono al relatore, sulla base delle vostre considerazioni, di approfondire tematiche a voi care. E allora Umberto, buonasera e lascio a te la parola. Grazie Ettore, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui stasera per raccontarvi alcune cose, ma contemporaneamente per ascoltare anche i vostri punti di vista, le vostre esperienze e le vostre riflessioni. L'argomento di stasera è di una bellezza e però anche di una dimensione sterminata. Il breve video che state vedendo, che ho intitolato Gourmet Moments, è un video che utilizzo alcune volte per autopresentarmi, è semplicemente un collage
di momenti che ho vissuto in questi anni e mi vedete un po' in azione, sono sempre, per carità, privilegiato accanto ad imprese dell'enogastronomia, a produttori, a protagonisti dell'agroalimentare, dell'artigianato, insomma, veramente un'attività che mi vede instancabilmente anche al servizio della Liguria. Io opero in questa regione che ha vissuto anni turisticamente non semplici, una destinazione per alcuni aspetti matura, con un format sdraio camera per quanto riguarda il balneare ormai un po' superato, ma stanno avvenendo anche cose importanti, interessanti di riposizionamento. Se poi volete saperne di più su di me, mi trovate in libreria, ho pubblicato molti libri e ho un sito, una grossa piattaforma che si chiama Ligucibario, emblematicamente Ligucibario, quindi mi potete trovare e contattare là e con piacere potremmo anche imbastire delle relazioni. Io sono un consulente, ho una società di consulenza, opero talvolta per attori pubblici, talvolta per imprese ed altri. E tutto sommato quella che vi proporrò stasera cercherà di essere il più possibile un'esperienza operativa, oltre che, come diceva Ettore, grande passione per l'enogastronomia. Vi ringrazio, gentilmente Ettore, puoi anche interrompere se vuoi il filmato e possiamo cominciare. Allora, Umberto, mi piacerebbe che tu ci possa accompagnare in questa sfida che noi vogliamo assolutamente avere per la nostra Italia, di poter capire come valorizzare questo petrolio che è l'enogastronomia. Come tutti sappiamo, il petrolio, se non ci sono raffinerie, e in questo caso noi abbiamo bisogno di tante piccole raffinerie, non grossi impianti, non è in un qualche modo fruibile. No, è un grezzo, no, ha bisogno di essere lavorato. E allora ci potrai aiutare a capire come possiamo lavorare questo greggio e farlo diventare esperienze, opportunità per turisti e quindi sostanzialmente grandi opportunità di incoming per il nostro territorio, per i nostri territori. E quindi se vuoi partire con le tue slide e poi... Via, poi partiremo già con un primo sondaggio. Allora, dunque, io stasera mi impegno soprattutto a non essere prolisso, ho preparato parecchie slide, quindi cercherò comunque nei limiti di tenere un ritmo abbastanza brioso. Certamente cercherò in tutti i modi, per quanto mi è possibile, di evitare luoghi comuni, ma anche riflessioni pessimistiche sul sistema Italia, nel senso che siamo anche molto qui per vedere il bicchiere mezzo pieno, assolutamente, se non addirittura poi in prospettiva sempre più pieno. Allora io comincio, spero che mi stiate vedendo bene tutti per quanto riguarda le slide, e inizio proprio con la prima vera e propria di queste slide, cioè allorché parlo del tema di gusto. Ecco, abbiamo vissuto una congiuntura economica certamente non semplice, ma devo dirvi che tutto sommato le rilevazioni confermano, scusatevi, sono un po' raffreddato, che appunto il turismo enogastronomico si conferma come un trend dalle eccellenti potenzialità, specialmente verso alcune destinazioni. Ecco, lo dico con un certo orgoglio, noi siamo italiani, no? E quindi mi fa anche molto piacere aver sentito la provenienza multiregionale di voi, e siamo quindi un paese immediatamente chiamato in causa, siamo un paese di grandi DOP, di grandi tradizioni, di veri e propri giacimenti, come però diceva Ettore, questo forziere bisogna cominciare a farlo fruttare davvero. Allora, è un forziere, tra l'altro, che come vedete anche dalle slide, si intreccia a temi altrettanto pesanti, cioè come quello della biodiversità e delle tradizioni, come quello della ruralità e dell'artigianato, come quello delle sentitissime feste locali. Ecco, nell'auspicio che continuino ad essere o che ricomincino ad essere delle feste di autenticità, delle vere feste che parlino di borghi, di terroir, di made in Italy,
piuttosto che magari delle sagre in cui si promuovono cibi che con le nostre vere identità poco hanno a che fare. Ecco, quindi un mosaico estremamente virtuoso che poi alcuni chiamano anche heritage, no? Noi abusiamo un po' dei termini inglesi, ma in qualche modo heritage è una parola preziosa perché rimanda proprio alla nostra identità. Vado, ecco, avanti con quelle che io ritengo le prime due urgenze per quanto riguarda appunto il contesto di cui parliamo stasera. La prima è quella di cercare di spostarsi concettualmente dal dove al come. Che cosa intendo? Intendo dire che oggi molte delle località, purtroppo, tranne casi diciamo in qualche modo eccezionali, rischiano una sostituibilità, perché il turista a priori le può anche ritenere intercambiabili l'una con l'altra. È un triste fenomeno, ma di cui comunque dobbiamo tener conto. Quindi dobbiamo trasferirci al come, cioè a tutto quel potenziale di attività, esperienze, emozioni che quella località è in grado di ottimizzare, di mettere in piedi e quindi di erogare al turista. In questo senso, vedete che quindi ci stiamo già in qualche modo spingendo anche verso l'ottica del turismo esperienziale, in questo senso è anche estremamente importante proprio il cosiddetto dato etnogastronomico e narrativo. I teologi medievali dicevano est est percipi, cioè se non vieni percepito non esisti. Io ad esempio opero in una terra che ha sempre un po' faticato a raccontarsi, siamo un po' come dire un'etnia, lasciatemelo dire, da genovese un po' talora introversa, che esplicita poco. Ecco, e soprattutto in quello che poi è stata la prima età d'oro dell'enogastronomia italiana ci sono un po' mancati i grandi nomi, no? I Luigi Veronelli, i Carnacina, i Buonassisi, cioè tutte quelle personalità. Scusate solo un momento, ma stiamo avendo qualche difficoltà a livello di slide, sto cercando di farle scorrere, ma si sono bloccate. Ecco, chiedo scusa. Ecco, appunto, sto parlando di tutti questi letterati, intellettuali, storici, giornalisti, che poi piano piano, soprattutto intorno agli anni 60, sono stati i grandi e pioneristici primi storyteller dell'enogastronomia italiana. Dunque, io ho concordato con Ettore proprio questa peculiarità di diversi question time, nel senso che qualora ci sia la necessità da parte vostra di eventuali approfondimenti su qualche tema o contenuto che magari io ho appena espresso e ho ritenuto magari di dominio comune, ma invece se voi volete ci possiamo già un attimo fermare. Ettore, coinvolgo anche te in questo senso. Okay, facciamo un primo sondaggio e vediamo appunto se quali sono gli approfondimenti più richiesti. Potete cliccare e selezionare uno o più dei seguenti, delle seguenti risposte alla domanda: gradisci un approfondimento circa qualche tema o contenuto che può essere particolarmente utile al tuo lavoro? Quindi biodiversità, l'etnogastronomia, il tema del cibo legato al territorio, come diceva il nostro Umberto. Proviamo a vedere se tutti quanti voi votate velocemente, abbiamo la possibilità di chiudere il sondaggio tra un paio di minuti e di vedere un pochino quali sono le vostre i vostri gradimenti, in modo tale poi anche sarà interessante avere un commento da Umberto proprio in chiave, diciamo, di marketing e di cosa si può fare per approfondire conoscenze ma soprattutto capacità di azione su questi temi. Allora, ancora qualche istante, chi non l'avesse votato lo facesse quanto prima, vediamo un pochino, chiudiamo il sondaggio, penso hanno votato quasi tutti, siamo tanti stasera, devo chiudere purtroppo per problemi di tempo, e se condividiamo i risultati vedete come la gran parte di voi è interessato all'etnogastronomia, un po' alle biodiversità, ma la fanno da padrona l'etnogastronomia e poi proprio il tema che aveva appena citato Umberto del forte connubio dell'interazione con l'heritage. Vuoi commentare questo sondaggio, Umberto? Molto, molto volentieri, cioè
ne sono lieto, perché enogastronomia è parola, per carità, adorabile, ma in qualche modo ormai riduttiva, perché noi ci stiamo ormai spostando, credo concretamente, legittimamente, verso l'etnogastronomia, cioè l'indagine della nostra cultura e della nostra storia alimentare in una chiave in qualche modo antropologica, che quindi vada a svelare ulteriori dati e caratteri di quello che noi siamo. Ecco, questo è fondamentale. Conoscere ciò che mangia un popolo è spesso il vettore migliore per conoscerlo dal punto di vista culturale. Heritage, appunto, ripeto, noi abusiamo di terminologia inglese, ma rimanda proprio all'eredità ancestrale in qualche modo, ai DNA, alle genetiche dei popoli. Noi siamo veramente il paese dell'arte, della cultura e quindi anche dell'enogastronomia, dell'artigianato, e quindi è parola connaturata a noi. Noi oggi siamo chiamati a svelare il più possibile questo patrimonio per appagare aspettative importanti, per cercare di fidelizzare questi turisti. Adesso stasera in qualche modo parleremo dei gastronauti, dei food trotter, ma poi per realizzare che cosa? Che sono in realtà turismi a pieno titolo culturale. Ecco, Ettore, ho terminato, quindi posso quindi... Beh, come mai, avendo un patrimonio che forse nessuno ha al mondo, potremmo dire, proprio per la storia che abbiamo, facciamo ancora fatica a valorizzarlo in termini professionali? Secondo te? Diciamo qui il ragionamento potrebbe essere duplice. Intanto un ragionamento a carattere nazionale, cioè le arretratezze del sistema Italia poi sono anche quelle ovviamente che vanno a intrecciarsi con purtroppo questa dinamica negativa. E la seconda è quella che poi anche riguarda regione per regione, cioè le casistiche singole. Io per esempio provengo, come sapete ormai, dalla Liguria, dove sostanzialmente ci sono ancora dei grossi ritardi nel destagionalizzare l'offerta, quindi abbiamo un consumo turistico che va a picchi e a crolli, abbiamo per esempio un entroterra quasi tutto da raccontare, abbiamo delle volte una formazione all'accoglienza che certamente è stata migliorata, ma che, come si suol dire, va sempre ulteriormente migliorata. Ecco. E io qui sto proiettando una slide proprio rubando, spero di non essere poi denunciato, un concetto caro a Maurizio Testa, cioè la persona che poi ci ha convinti a sposare anche noi il percorso di Artest, cioè il passaggio da storytelling a story living, cioè l'intento, la mission concreta di porre questo turista che può venire indotto da varie passioni in Italia, proprio a centro scena, come diretto protagonista di una trama, costruendogli tutto intorno uno storyboard cucito su misura, uno storyboard sartoriale, che quindi rappresenti per lui un'esperienza memorabile. E io mi dico, quale palcoscenico migliore dell'Italia e anche, lasciatemi dire, quale contesto talora più attrattivo ed entusiasmante che l'enogastronomia italiana. Volo, corro, ecco, il turismo enogastronomico io l'ho sempre concepito in modo esperienziale, perché è un turismo che chiama all'azione i sensi, qui ho cercato in qualche modo di indicarli tutti, quindi gli aspetti visivi che magari ci permettono di valutare un vino, il profumo di un formaggio, il sapore di un prosciutto crudo, il modo in cui si spezza una tavoletta di fondente, la consistenza di un impasto, ho citato la biova come grande pane della storia piemontese, quindi il turismo enogastronomico è un turismo geneticamente esperienziale. Ecco, chiaramente l'accoglienza, il soggiorno devono essere sempre più targetizzati. Oggi si parla molto di analisi psicografiche, cioè voglio dire la statistica ti soccorre fino ad un certo punto. Oggi bisogna proprio affinare l'analisi one to one, cioè in modo molto fine sui diversi target, sulle nicchie di mercato, perché ormai qui ci sono anche persone che lavorano nella distribuzione, sapete bene che il mercato è polverizzato, è anche poi in qualche modo deregolamentato, quindi siamo proprio chiamati ormai a seguire i turisti uno ad uno nelle loro aspettative e nelle loro necessità. Ecco. Non è che le statistiche manchino, forse il problema in questi anni in Italia è stata una sorta di sovrabbondanza, quindi che ci obbliga a selezionare poi i dati migliori, quelli che più ci interessano. Io qui ho segnato a puro titolo di esempio vari soggetti che realizzano statistiche, quindi
voglio dire, c'è quasi una sorta di proliferazione, no? Perché poi in qualche modo talvolta ci si lancia anche in queste quantificazioni, ma che poi devono assolutamente essere interpretate caso per caso. Ecco, quindi, peraltro, appunto, ripeto, anche una ricerca desk con il computer, diciamo che il corredo statistico non manca. Accelero in qualche modo il profiling. Io qui ho parlato di gastronauti e food trotter, nel senso che un celebre scrittore di gastronomia, Davide Paolini, ha fatto questa differenza, cioè alluso ai gastronauti come a coloro che si fermano sul territorio, cioè che pernottano, quindi i veri e propri arrivi e presenze turistiche, mentre i food trotter sono gli escursionisti, cioè sono persone che si muovono sostanzialmente per una giornata senza pernottare. Ed è un target strepitoso da lavorare, perché vedete che può essere un target un po' borghese, ma anche bohemien, che spesso è alfabetizzato su cibi e vini, arriva magari da regioni vicine, è un buon spenditore e che in qualche modo è anche sensibile ai passaparola. Spesso si tratta di coppie, con l'uomo che porta con sé la moglie. Le stagioni privilegiate sono sovente le stagioni più temperate, quindi la primavera e l'autunno, che poi sono anche stagioni molto coerenti alla fruizione gastronomica. Ed ecco, e poi è una persona anche che volendo si muove, giunto in loco si può muovere anche a piedi, assaggia, conversa, gli piace intrattenersi, può acquistare pubblicazioni, momenti culturali, cerca la qualità, cerca l'organizzazione, non gli piace la confusione, la massa, ha bisogno, di strumenti, anche adeguati alle sue aspettative. Roberto, c'era qualcuno che ha fatto qualche domanda a riguardo rispetto al turismo dei motoraduni e chi ha la passione della moto che è molto portato anche a valorizzare questo tipo di esperienze enogastronomiche. Possiamo proprio trovare una bella cerniera, perché chiaramente il mototurista è una persona autonoma che può muoversi in libertà, può percorrere anche itinerari un po', come dire, fuori mano, un po' inconsueti, e certamente si possono anche immaginare delle interessantissime proposte per questo genere di target, che non di rado poi amano sostare in trattoria, amano scoprire, insomma, l'autenticità dei luoghi, e quindi diciamo che certamente il mototurismo, anche perché poi il motociclista realizza escursioni, penso per esempio in Italia anche agli Appennini, a certe regioni collinari di grandissimo fascino, e quindi può anche scoprire quelle che una volta venivano chiamati centri minori, definizione che io detesto, cioè quindi anche borghi, località meno, sin qui meno sfruttati turisticamente, cioè c'è un'Italia centrale piena comunque di artigiani, di produttori, piena di botteghe storiche, di atelier. Penso, io sono un innamorato dell'Umbria, ecco, quale regione anche più bella dell'Umbria da girare con la motocicletta? Ecco, quindi senz'altro sì, proprio in lettere maiuscole, ecco. Però tutti costoro chiedono organizzazione, ecco, cioè non si deve scantonare da questo diktat. Ecco, ho parlato, avete visto, di terroir. I francesi non lo usano nel senso di territorio, perché hanno la parola territoire. I francesi usano terroir proprio per alludere a questo bagaglio di sapienze, di usi, di riti che caratterizza un territorio. Io ho fatto anni fa dei viaggi di studio, per esempio in Borgogna lo percepivi ad ogni passo, ecco, cioè venivi di fatto costantemente e piacevolmente venivi fatto oggetto in qualche modo di marketing del loro vino e del loro terroir, quindi castelli, fattorie e quant'altro. Italia, beh, l'Italia io credo che si possa posizionare in maniera strabiliante attraverso alcuni di questi prodotti che vedete, che io chiamo marker, perché comunque quando noi pensiamo ad Alba in Piemonte ci viene subito in mente il tartufo bianco, quando pensiamo alle colline del Chianti ci viene in mente Sua Maestà il Sangiovese, cioè voglio dire, cioè Salà San Dir, nel senso che sono prodotti veramente identitari, grandi formaggi, abbiamo
produzioni di pasta che comunque continuano a resistere eroicamente di fronte agli attacchi dei grandi gruppi. E poi io sono ligure, quindi ho un culto anche per l'olio extravergine, ma col massimo rispetto di tutte poi le cultivar, le circa 300 bellissime cultivar anche delle altre regioni italiane. Vado avanti, poi fermatemi quando ritenete. Ecco, qui ho messo una fotografia, questo bellissimo edificio è Albenga. Se chi conosce un minimo la Liguria, Albenga, secondo me, è un luogo magnifico che però non esprime le sue potenzialità. Ha la storia, ha un'enogastronomia di assoluto pregio. Ettore, ecco a te, eccoti, vai, vuoi intervenire, sì. Io lancerei un altro sondaggio per capire, rispetto anche a quello che hai detto sinora, l'interesse dei partecipanti ai temi che stiamo affrontando, ma aprirei poi subito dopo un breve dibattito, quindi se ci sono domande specifiche su quello che mi sembra sia sicuramente da approfondire, cioè il tema dei marker territoriali di cui parlavi. O comunque delle prime domande su quanto hai detto. Abbiamo questo sondaggio. Se siete interessati a realizzare un evento esperienziale che condivida la vostra passione per l'enogastronomia, sì, no, o potreste farlo con persone, professionisti o appassionati, interessati a farlo. Vediamo come rispondete. Velocemente perché il tempo è veramente tiranno e già siamo a metà del nostro webinar, contiamo comunque di essere puntuali nella chiusura, ma vorremmo cercare di utilizzare al massimo l'esperienza di Umberto, che è veramente una miniera nel settore. E quindi vediamo un pochino, hanno votato quasi tutti, chiudo il sondaggio e allora vediamo un po' i risultati. Condividiamo i risultati. Beh, la gran parte di voi siete interessati e altri conoscono chi potrebbe essere interessato. C'è ovviamente una percentuale minore di persone che non sono interessate a realizzare un evento, ma potrebbero essere interessate a venderlo, visto che abbiamo molti che vengono dalla grande. Dal settore dei tour operator. E allora chiudiamo il sondaggio, apriamo il dibattito e quindi se qualcuno vuole intervenire, se alza la manina, come abbiamo detto, c'è Iride che vuole intervenire. Prego, Iride, buonasera. Vi raccomando di essere molto brevi, domande secche o interventi secchi. Iride, ci ascolti? Puoi intervenire. Vi sento, mi sentite? Sì, buonasera. Allora. Buonasera. Volevo chiedere questo: quanto influenzeranno la nostra tradizione culinaria le culture di importazione degli immigrati che vivono sul nostro territorio da anni? È prevedibile un connubio nato dalla globalizzazione? Ok, vi ringrazio, magari raccogliamo due o tre domande e così andiamo più spediti. Ombretta Pepe può intervenire. Volevo portare un'impressione e ho piacere di conoscere anche il parere del dottor Curti e quindi di Ettore. La mia sensazione facendo workshop e questo lavoro sull'Incam da molti anni e partecipando a momenti di incontro, domanda offerta, è che siano più che altro pigri a recepire il nostro tipo, la diversità del nostro turismo enogastronomico spalmato su un territorio grande ma comunque tutto interessante, i professionisti del turismo, cioè loro comunque consolidano i loro prodotti su quattro regioni, cinque regioni e non riescono a fare lo sforzo di espandere le loro visioni su regioni che hanno forse un valore mediatico apparentemente inferiore, ma di grande spessore. E dunque vorrei conoscere la vostra opinione in questo senso. Grazie Ombretta, un ultimo intervento e poi a Umberto la possibilità di intervenire. David da Milano, mi Sì, sembra. ciao.
Sì, no, era interessante in merito ai gastronauti e ai food trotter il discorso, ho letto appunto che esigono anche qualità professionale. Ecco, io credo che questa sia una cosa abbastanza importante nella moltitudine di offerte che ultimamente, appunto, visto che il food è diventato anche una moda, si sono proposte sul mercato. Io credo che una selezione naturale, proprio perché il cliente richiede questa qualità professionale, penso che sia importante far notare questa differenza. Faccio un esempio al volo: c'è il proliferare di tanti social eating. Per i tanti turisti che sono appunto di passaggio, dove vediamo che per provare l'ebbrezza anche di una cena e cose varie, non abbiamo dall'altra parte un'offerta però professionale all'altezza di quello che si vuole presentare come prodotti importanti o tradizione appunto gastronomica italiana. Ecco, era una cosa che mi faceva piacere approfondire. Ringrazio molto. Un'ultima veramente domanda, dopodiché chiudiamo questa prima parte di interventi con Luigi. Luigi, buonasera. Sì, buonasera. A me interessava sapere se esiste un ente a livello nazionale o anche regionale che si impegna a costruire una mappa sostanzialmente di quelli che poi noi abbiamo denominato marker, regione per regione o qualcosa del genere. Se esiste una mappa ufficiale. Grazie. Ok, chiedo a Luigi Simeone che vuole intervenire, magari di farlo nella seconda parte, in modo tale che diamo la possibilità adesso a Umberto di rispondere. Scusaci Luigi, e grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Allora, vado rapidamente perché le domande sono davvero comunque interessanti. La prima, rispondo a Iride, il cibo è sempre stato convivio, quindi noi ci confrontiamo con questi nuovi melting pot. La cosa interessante però è ricordarsi che il futuro è anche nella memoria, quindi a nostra volta, certo non in un'ottica municipalistica, dobbiamo anche tutelare e promuovere le nostre grandi tradizioni. Per esempio, a Genova magari adesso è più facile trovare cibi esotici che alcune ricette che invece sono a pieno titolo la nostra storia, come il polpettone, i ceci in zimino e altro che sono letteralmente in via di estinzione. Per quanto riguarda Ombretta, adoro quello che ha detto perché comunque c'è veramente necessità proprio di un ripensamento strategico e anche poi quindi di natura geografica perché c'è tantissima Italia che attende davvero regioni che non sono niente affatto marginali, ma che anzi proprio attendono di balzare sul proscenio e io credo che molti palinsesti esperienziali di Artes andranno proprio anche ad investire proficuamente questi territori. Per quanto poi riguarda una mappatura dei giacimenti italiani, beh, in qualche modo ne esistono, cioè sia di natura cartacea sia anche online si possono trovare quelli che poi sono i patrimoni dei diversi territori. Non nascondiamo anche il buon lavoro fatto dal Movimento Turismo del Vino, chiaramente in ambito enologico, che insomma ha sempre lavorato proprio per costruire sostanzialmente delle mappe di enogastronomia italiana. E poi c'era ancora una domanda che riguardava, scusatemi, I food trotter, la qualità dei food esigono, trotter. sì, esigono certamente qualità, questo è molto importante, cioè noi abbiamo bisogno di front line formati ad interagire adeguatamente. Io poi più avanti, lo vedrete, proietterò una slide un po' provocatoria, perché proprio io conduco molto i gruppi a visitare frantoi, caseifici, eccetera, e talvolta le guide turistiche magari sono assolutamente perfette nel raccontare il capitello, la navata, l'abside di una cattedrale, però poi nel momento in cui debbono usare una terminologia di natura enogastronomica, non per colpa loro cominciano magari a faticare, per non parlare poi di camerieri che magari non sono idonei a raccontare la storia di un piatto o l'abbinamento con un giusto vino. L'Italia deve essere un'Italia di front line adeguati a questo. Ecco, mi sento di sottolinearlo ancora una volta. Bene, provo ad andare avanti, le slide di nuovo si sono un po' bloccate. Vediamo se riusciamo a farle ripartire, rimane al benga, devi forse chiudere là. Ecco,
Ecco, snapper, anche questo è un neologismo, è abbastanza connaturato a molto turismo gastronomico, cioè la fusione di snack e dinner, cioè c'è una forte propensione ai finger food, ai cibi di strada, gli spagnoli hanno le tapas, no? Ecco, quindi assaggiare anche cibi semplici, easy, antichis, facili, io qui penso alla farinata, no? La farinata ad esempio che non è solo ligure, è di fatto un monoingrediente. Sono molto amati. Cibi anche talvolta che possono essere spiluccati camminando, sono simboli della mediterraneità, no? Molta cucina mediterranea poggia proprio su quelli che oggi un po' snobisticamente chiamiamo street food. E poi un turismo che quando arriva però vuole anche magari la possibilità di apprendere, di poter fare uno shopping giusto, di partecipare a degli happening, a delle mostre anche di arte, di fotografia e quant'altro. Ecco qui di nuovo Ettore, volendo c'è un question time, però credo anche che sono tutte parole contenitori su cui abbiamo già in qualche modo parlato. Ecco, organolettico, mi scuso, presumo lo sappiate tutti, è un aggettivo che si riferisce a delle qualità percettibili con i sensi, quando appunto si fanno le degustazioni. Vado In caso avanti. Sì, ci Ettore. fossero degli approfondimenti richiesti, li vediamo nella seconda parte, seconda tornata di dibattito. Allora, dunque quello che vi voglio dire adesso è che l'enogastronomia non inventa nulla, cioè noi dobbiamo fare benchmarking, cioè noi dobbiamo prendere il meglio di quello che abbiamo scoperto, di quello anche che talvolta abbiamo sperimentato come turisti a nostra volta. Io qui ho messo alcuni casi, perché alcuni mi sono particolarmente noti o cari, ma voglio dire, ce ne sarebbero centinaia. Vedete che ho alternato casi italiani e casi stranieri. Franciacorta credo che ormai sia assolutamente protagonista, ecco, dell'enogastronomia italiana. Bregenzerwald è una località dell'Austria che ha lavorato moltissimo sul tema dei formaggi. Loro sono un territorio di caseifici e hanno organizzato tutta una serie di belle iniziative legate ai formaggi. Il Chianti si lega all'Eroica, la corsa ciclistica, quella anche su bici d'epoca, che poi è un pretesto meraviglioso proprio per attraversare le cantine del Chianti, pardon, i sentieri e le cantine appunto del Chianti. L'Alsazia ha fatto un egregio lavoro, sono tutte cose che ormai trovate molto bene anche sul web. L'Alsazia ha lavorato sui suoi grandi vitigni, l'Alsazia è terra di Riesling, di Gewürztraminer, di Pinot Bianco e ha fatto un lavoro straordinario anche dal punto di vista sia del paesaggio naturale che antropico, insomma l'Alsazia toglie il fiato per la bellezza. Volterra ha una situazione di artigianato interessantissima, l'Alabastro, ha organizzato dei craft tour, cioè dei giri attraverso l'artigianato locale, in cui poi ovviamente venivano anche comprese soste gastronomiche, tra l'altro gli hotel disponevano di materiali, insomma hanno fatto un progettino niente male. E poi Villanova de Gaia, se c'è un appassionato di porto, io credo che insomma Villanova de Gaia, risalire il Douro, vedere i vigneti, le quintas, scoprire assolutamente questa risorsa straordinaria del Portogallo. Benchmarking, credo che sia parola che possiamo anche condividere, cioè vedete che io ho messo una semplicissima definizione, mutuare dalle altrui prassi modelli positivamente traguardabili, una volta che li decliniamo nelle nostre, insomma, non si inventa nulla in qualche modo. Ecco, due o tre assiomi che vorrei condividere con voi. Primo, una strada del gusto. Di passare a Sì. queste tue considerazioni che saranno molto importanti per comprendere, da quello che dicevi, mi sembra che ci sia una assenza o una poca considerazione di approcci in chiave di marketing territoriale e locale che aiuti a mettere insieme in rete le realtà territoriali e a lavorare tutti insieme per identificare, ma poi implementare un piano di marketing locale che in ogni territorio italiano può trovare nell'enogastronomia un grande potenziale, no? Una grande opportunità di vendita, no? Di esperienza e di proposta turistica.
Mi faceva sorridere Ettore, una partecipante allo scorso webinar che dalla Sardegna diceva qui talvolta è anche difficile mettere d'accordo due borghi limitrofi o usavo un'espressione del genere. Ecco, voi di Artes lo praticate, cioè voi praticate il concetto di rete, di networking, no? Cioè bisogna assolutamente fare sistema. Io so che per esempio quando Rimini dovete affrontare le grosse criticità legate non solo alla mucillagine, furono organizzati dei tavoli di lavoro in cui di fatto l'attore pubblico disse al privato: noi ci muoviamo, ma se non ci venite dietro vi tiriamo per le orecchie. E i privati dissero: ma noi a nostra volta ci muoviamo e se non ci venite dietro vi tireremo per le orecchie. Cioè questo concorso di forze è assolutamente indispensabile, non si può più competere singolarmente. Il territorio deve chiamare proprio in senso orchestrale, chiamare all'opera tutte le sue componenti, perché altrimenti il piano di marketing, speriamo che piano piano questa ideologia passi, il piano di marketing dovrebbe essere patrimonio di tutti i comuni italiani. Io non so quanti siano, 8.000, 9.000, non lo so, ma mi stupisce che 9.000 comuni italiani siano ben pochi quelli che si dotano di un piano di marketing. Bene, Ettore, posso andare avanti? Sì, non mi blocchi, vado, sì. Sì. Allora, tre assiomi molto veloci. Primo, una strada del gusto non è un collage di luoghi in fila. Se lo sono augurati in tanti, ma così non è. Cioè, un prodotto non è tale se non è serdotto. Serdotto è un neologismo terribile, però in qualche modo significa che il prodotto vive soprattutto di servizi. Noi possiamo avere un giacimento importante, ma se non lo rendiamo davvero idoneo ad una fruizione opportuna, qualitativa, prolungata, quel prodotto poi di fatto non è competitivo. Mi ho dimenticato di dire che poi ovviamente queste slide ho piacere di metterle a vostra disposizione e vi saranno poi recapitate, presumo, da Artes, ecco, consideratele già vostre. Ecco, insomma. Il Ecco, noi secondo. abbiamo l'email di tutti quanti, le manderemo anche con il sistema nostro della piattaforma, certamente. Bene, bene. Poi un evento del gusto compete sul mercato se si posiziona nell'immaginario collettivo in modo forte, cioè se garantisce dell'edutainment. Cioè noi non dobbiamo comunque lavorare con quella massa di persone che non me ne vogliano, saccheggiano, insomma, cercando la buffata. Noi dobbiamo lavorare con dei target in senso gastronomico che siano anche desiderosi di imparare qualcosa. Noi Orazio diceva prodesse delettare, cioè noi li dobbiamo appassionare, ma al tempo stesso trasferendo dei reali contenuti, pensate appunto il vino, l'olio, le grandi nostre ricette. E il terzo assioma è che un prodotto enogastronomico ed esperienziale deve comunque rispettare i criteri della sostenibilità, perché gli americani dicono wildlife pays, it stays, cioè se noi proteggiamo la natura, quella rende anche economicamente, perché ci saranno delle persone interessate a scoprirla, quindi gli habitat, le biodiversità, le agricolture. L'accessibilità ci mancherebbe per una forma di rispetto. Io di recente ho organizzato un evento dentro ad un castello nel quale hanno dimenticato di mettere una pedana e quindi abbiamo rischiato perché l'accesso ai disabili era di fatto impedito e questi sono errori imperdonabili. E poi l'attenzione ovviamente a delle esigenze particolari anche perché ci nutriamo ormai così male, veniamo talmente tanto avvelenati dalle produzioni, quelle senza scrupoli, che poi ecco stanno trionfando le intolleranze, le varie gluten sensitivity e compagnia bella. Vado avanti. Allora, edutainment, per carità, ci siamo credo già intesi, quindi divertire ma al tempo stesso formando. Ecco una parola che piace certamente anche a Ruggiero, piace anche ad Artes, piace a tutti coloro che amino il turismo italiano, come del resto anche noi. Quindi bisogna fare rete, bisogna che sui territori ci sia una mobilitazione di intelletti, di energie. Noi italiani possiamo recitare ancora un ruolo davvero da protagonisti. Ecco, piange il cuore a sapere che retrocediamo, no, nella classifica internazionale degli arrivi, perché è imperdonabile. Ecco, quindi anche questa è una chiamata alle armi. Se avete quindi una passione e dei know-how da condividere con noi, io credo che anche Ettore vi confermerà quanto il vostro apporto potrà essere prezioso e gradito. E vado ancora avanti. Ecco, vi dicevo, io arrivo dalla Liguria, quindi è difficile destagionalizzare l'offerta.
difficile portare i turisti nell'entroterra, non usare il mezzo privato, ma ci sono delle splendide località dell'entroterra che sono raggiunte da una corsa o due pubbliche al giorno, cioè, quindi è impensabile costringere qualcuno alla corriera, ecco, al pullman. E poi ovviamente affinare il welcoming, cioè appena una persona accede al territorio lì debbono innescarsi delle strategie che poi vanno a confluire anche nelle reception alberghiere e così via. Quando poi alla fine parleremo dell'operatore turismo esperienziale vi sarà ancora più chiaro cosa diciamo, cioè ci vogliono dei professionisti del targeting, e tra l'altro il turismo enogastronomico ed esperienziale può davvero giovare a questo rinnovamento dell'offerta, a questo riposizionamento. Io quando ho conosciuto Artes ho detto, mamma mia, a prescindere da una collaborazione, ma che arrivino in Liguria, perché veramente ce n'è bisogno e si potranno fare cose bellissime. Ecco, noi stiamo lavorando in Liguria su quattro temi. Uno, penso lo conosciate tutti, è la nostra ossessione, il pesto. Pesto come esempio di grande salsa crudo, salsa da mortaio. Ovviamente per quanto riguarda l'imperiese c'è una tradizione antichissima legata agli oli extravergini. A Savona vorremmo lavorare sul tema delle farinate, che poi sono anche un ponte verso Livorno, verso Nizza, verso il Piemonte, e quindi sono... E poi anche in parte verso il sud Italia, e poi abbiamo il discorso della spungata di Sarzana, che è un dolce antico che tocca più regioni, ha viaggiato lungo la via Francigena, io l'ho studiato per moltissimi anni, e quindi adesso vorrei anche un po' vedere concretizzata questo mio lungo studio, questo mio lavoro, anche proprio attraverso dei palinsesti esperienziali. Tra l'altro Sarzana è bellissima, è in un territorio bellissimo, tra l'altro vicino alle Cinque Terre, vicino alla Lunigiana, e per cui si potrebbe lavorare bene. Vado avanti, tengo abbastanza un buon ritmo. Ecco, urgono figure professionali ad hoc, formate però, perché, come dire, non si tratta di virtù innate, certo, la cordialità, l'attitudine all'incontro ci mancherebbe, ma occorre anche una formazione specifica. Siamo rimasti molto anche colpiti da questa formazione che fa proprio Artes, perché questi operatori andranno ad interagire non più con un turista, ma con un attore che sarà proprio in prima persona a centroscena, e quindi c'è tutto, come dire, un lavorio di sensibilità, no? Di problem solving, di customer care che entra in gioco quando noi si interagisce con questo tipo di target. Umberto, volevo tornare perché mi sembra le hai trattate troppo velocemente ai quattro lavori che state portando avanti in Liguria come casi molto concreti, salvo il fatto che parlare di pesto per me vuol dire ricordarmi quando ero bambino e col mortaio aiutavo mia nonna genovese a fare il pesto. Ma al di là di questo, io vorrei chiedere se questi esempi che tu hai portato, non so se vuoi commentarli ulteriormente, di come sostanzialmente presidi enogastronomici o comunque prodotti e tipicità enogastronomiche locali possono diventare occasioni di incoming per i turisti. Lanciamo un sondaggio, poi magari puoi approfondire di più. Il sondaggio che vorrei fare è proprio questo, cioè se come riteniamo di poter attivare subito nel nostro territorio proposte simili a quelle che appunto tu ci hai indicato. E, non so se perché penso che in tutti quanti i territori, come è stato detto, c'è un patrimonio che può essere valorizzato. Ovviamente per farlo occorre chi ha una passione diretta, ovvero chi è capace di coinvolgere professionisti che sono in grado di trasmettere, come dire, il senso e il gusto di prodotti o di situazioni enogastronomiche irripetibili, uniche e ripetibili. Vediamo il sondaggio. Ancora qualche istante, però a te un commento non appena chiudiamo il sondaggio e condivideremo i risultati. Quasi tutti hanno risposto, vediamo un pochino, allora di chiudere, il tempo veramente tiranno, chiudiamo il sondaggio, vediamo un pochino cosa è emerso. Il dato più interessante, sì, ma coinvolgendo appassionati, professionisti di rete, questo ci richiama al tema del professionista del settore, ci richiama al tema di
di fare rete che difficilmente il singolo operatore o specialista può realizzare eventi che abbiano un impatto e quindi siano vincenti come incoming, sì direttamente un 25%, che vuol dire che una parte di voi ha la passione in questo settore, 28% ci devo pensare. Vuoi fare qualche commento? Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio. Molto volentieri, diciamo, io da tantissimi anni organizzo i cosiddetti gusti incontri, no? Sono classiche conferenze in cui si degustano delle eccellenze, ma fanno parte, come dire, di un contenitore. Diciamo, la svolta potrebbe invece proprio essere quella di cominciare a realizzare dei veri e propri palinsesti. Io credo che anche questi quattro input che fornisco per la Liguria sarebbero idonei a veicolare incoming. Tra l'altro c'è molto interesse, lo segnalo perché è un po' una novità, stiamo mettendo in piedi una collaborazione proprio con l'Università del Turismo di Genova, il polo di Imperia, per lavorare con gli universitari, con gli studenti, a degli itinerari in cui è l'artigianato l'itinerario, cioè la bottega, l'atelier, il museo di cultura materiale non sono più la deviazione, sono l'itinerario. Poi certamente ci saranno dei tour bellissimi di natura culturale, il museo, l'abbazia, quello che si vorrà, più tradizionali, ma in cui l'itinerario l'abbiamo chiamato le vie artigiane, poi ve ne daremo notizia, ma in cui addirittura l'artigianato, l'agroalimentare, le produzioni di nicchia, che diventano addirittura oggetto di fruizione diretta e compongono l'itinerario turistico. Procedo, bellissimo basilico, del consumatore, no? Che è il grande traguardo che si prefigge Artes, no? Per porre questo turista veramente come protagonista dei programmi. Ecco questo che poi è anche il motivo che mi ha molto entusiasmato e che poi ci ha indotti, io ho questo brand, l'Igucibario, insomma, di cui vi ho parlato, proprio nel tentativo anche di riposizionare alcune situazioni e soprattutto di dare un crisma di autenticità alle diverse ospitalità del territorio. Vado avanti, qui vi ribadisco quello che vi raccontavo, cioè nel momento in cui tu benefici di una guida abituata soltanto a parlare dal punto di vista storico-culturale, in occasione di visite ai giacimenti enogastronomici possono nascere dei problemi. Per esempio, laboratorio di cioccolateria, si finisce col parlare di concato, di temperaggio, perché sono argomenti centrali nel fare cioccolato. E purtroppo è stato emblematico questo caso, la persona che ci accompagnava ha avuto dei seri problemi, poi l'abbiamo soccorsa perché ci spiaceva anche dal punto di vista professionale. Ecco, poi non dobbiamo dimenticare le connotazioni interculturali, no? Cioè noi, a maggior ragione in senso enogastronomico, andiamo a impattare con pregiudizi, stereotipi, tabù, anche il linguaggio non verbale, no? Che talora è veramente diverso da popolo a popolo. Faccio anche tre casi ulteriormente concreti. Non dobbiamo dimenticarci che gran parte dei nativi americani e non pochi asiatici africani sono tuttora lattasi carenti, e quindi attenzione al plateau dei formaggi, così come al cappuccino la mattina. Vogliamo parlare di farine? Noi in Italia abbiamo la classificazione, no? Integrale 21000, è nostra. Se tu ad esempio vai in Germania, già questa classificazione è ignota. Vogliamo parlare dell'etichettatura dei vini? In Germania è diversa, è basata sulla maturazione delle uve, sul tenore zuccherino. Quindi dobbiamo anche tenere presenti queste diversità, non solo per una forma di rispetto, ma anche per ottimizzare la comunicazione. Penso di poter andare avanti perché ho capito che benchmarking, serdotto, destagionalizzazione sono termini che condividiamo, altrimenti manifestatevi che immediatamente ci fermiamo. Sul pesto, poi vi riceverete anche questo link, è un video, io ne ho realizzati tanti, questo dura 16 minuti e pensate che per 16 minuti io racconto il pesto senza parlare direttamente della ricetta, ma parlando di tutto ciò che significa pesto, quindi la sua storia, perché si realizza il mortaio, come debbono essere i diversi ingredienti, come si abbina, con quale pasta è bene, quale pasta è bene che condisca, e quindi questa di nuovo è un esempio di etnogastronomia. Ettore, ti vedo apparire. Tempo è tiranno, vorrei dare, ma penso che sia riuscito a dare il senso
delle cose che vogliamo mettere al centro del nostro lavoro, perché questi nostri webinar, oltre a fare cultura su questi temi, vogliono cercare laddove quanti volessero a metterci insieme e a fare rete, come si suol dire, come abbiamo detto, e a cercare di fare un movimento che in Italia consenta appunto di valorizzare questo petrolio, come dicevamo all'inizio. Vorrei chiedere a tutti di avere ancora 10 minuti, quindi di sforare di 7-8 minuti del nostro webinar, e aprirei il dibattito. Mentre qualcuno vuole prenotarsi, io farei un ultimo sondaggio, visto che abbiamo parlato di turismo esperienziale, di turismo esperienziale professionale. Noi siamo impegnati nel condividere il nostro modello Artes, che è un modello professionale di turismo esperienziale. Ce ne possono essere molti altri di modalità di vivere il turismo esperienziale, però noi cerchiamo di immettere nel settore quella professionalità che anche Umberto ci ricordava essere strategica e fondamentale per poter fare delle proposte all'altezza delle aspettative ormai di un cliente sempre più, tra virgolette, sofisticato. E quindi invito a chi vuol fare il sondaggio a rispondere nel più breve tempo possibile. Ricordo che con Umberto io penso di cogliere una sua disponibilità, così come con altri esperti. Abbiamo l'intenzione di fare dei corsi residenziali, delle giornate a tema, e potrebbe essere l'occasione per approfondire quello che Umberto ci ha solo fatto assaporare, ci ha fatto un po' gustare, ci ha fatto venire l'acquolina in bocca, ma per rimanere in tema enogastronomico, e che ovviamente ha bisogno di approfondimenti adeguati e anche diciamo specifici per ciascuna problematica. Ancora chiudo il sondaggio, se tutti quanti hanno votato, e vediamo un pochino di condividere i risultati. Dopodiché do la parola a quanti hanno chiesto di poter intervenire, e quindi innanzitutto a Giuseppe Lamalfa, che aveva, no, non ricordo, dunque Laura Sanvito può intervenire. Prego Laura, puoi fare la tua domanda o il tuo intervento. Sentite? Prego. Ciao. Mi sentite ora? Assolutamente. Ok, volevo riportare l'attenzione su proprio l'argomento di coniugare la figura professionale con la preparazione a certi argomenti che sono non proprio nell'agenda delle nostre guide turistiche classiche. Quindi da una parte è veramente molto importante che si pensi a una formazione di queste guide turistiche verso un certo tipo di linguaggio, ma anche di atteggiamento verso il turista. Quindi io cerco sempre delle guide turistiche che siano, io le definisco entertaining, perché comunque loro devono trascorrere una giornata intera col gruppo e sono la chiave di successo di un tour. Dall'altra parte, al contrario, non dimentichiamo che è importantissimo usufruire di servizi professionali. Non abbandoniamoci a tour esperienziali che siano solo gestiti da locals, che non abbiano delle caratteristiche professionali tali da garantire un certo livello di qualità. Attenzione a questo tipo di diffondersi, insomma, di prodotti. E qui noi interveniamo proprio con la figura dell'operatore, che è uno che condivide direttamente la sua passione, che magari si dota anche nell'ambito dell'organizzazione della sua attività di una guida turistica che ovviamente è necessaria perché è l'esperta del territorio di specificità culturali, ma che è quello che riesce a garantire, secondo gli standard che noi abbiamo messo a punto, la qualità di un'offerta. Di un palinsesto che è organizzato secondo una riconoscibilità, e quindi la possibilità sostanzialmente di essere
all'altezza di standard che il venditore o l'acquirente richiede. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ombretta, Pepe, ancora? Ombretta? Eccomi, mi sentite? Mi sentite? Oh. Ecco, io volevo dire questo, abbiamo ascoltato cose, io trovo tutto molto 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 interessante, da sottolineare il fatto che noi possiamo avere il prodotto più bello, più buono, Pesaro, Urbino, i nostri prodotti, una provincia che si prodiga da sempre sull'enogastronomia, abbiamo delle pubblicazioni meravigliose, corsi di formazione ne faremo anche per le guide turistiche da qui a breve. Ma ci manca a livello internazionale, io ritorno su questo perché faccio incoming e lavoriamo prevalentemente col mercato estero, una Enit forte che al pari della Spagna si presenti compatta durante le fiere, durante gli eventi e che organizzi workshop qualificati possibilmente e con costi accettabili per il seller, ma è importante come andiamo a dire quello che abbiamo, perché è inutile che io dico che a Pesaro nelle Marche o il formaggio di Foss è il vino più buono del mondo e che i miei panorami sono quelli incontaminati, gli stessi che sono stati dipinti a Urbino tanti anni fa. Il punto è come lo andiamo a dire. Ecco perché noi torniamo al primo intervento che era stato fatto, credo, dal collega di Bari, che dice sì, però perché non riusciamo ad avere quelle giuste risposte in termini di redditività di tutte queste nostre bellezze? E quindi la formazione condivido, lo studio, le pubblicazioni, ma anche a chi e come andiamo a dire cosa abbiamo in Italia. Ricordiamoci che all'Enit abbiamo avuto dirigenti che tutto sapevano meno che di turismo, magari più di vestiti, che la nostra politica non tutela il Made in Italy per quanto riguarda il food. Due sere fa in televisione ci proponevano il vino in polvere che in un attimo diventa un rosso toscano. Allora di questo mi vergogno molto perché viaggio tantissimo all'estero, mi imbarazza, tuttavia mi stizzisco, ma cosa posso fare per dare un contributo fattivo oltre che soffrirne e pagare anche il prezzo di questa incapacità? Grazie Umbretta. Allora, Umberto, delle risposte avremo la possibilità di ospitare un altro paio di interventi o domande. Prego Umberto. Fammi però rispondere velocemente perché sono stati lanciati degli ami troppo importanti. La prima circa i know-how delle guide turistiche e quant'altro, ma perché poi immaginare una contrapposizione? Noi stiamo anche proprio lavorando per un aggiornamento delle guide turistiche attraverso dei moduli formativi proprio centrati sull'enogastronomia. Poi mi collego a quello che diceva Ombretta. È stato un disastro, cioè noi abbiamo avuto delegazioni all'estero faraoniche con un andamento assolutamente non strategico, si sono sperperate risorse in tutte le direzioni possibili, l'Enit insomma non ha certo brillato, abbiamo avuto ministri con un inglese terrificante, abbiamo avuto quindi per non parlare poi del portale di promozione turistica italiano che ha avuto una gestazione infinita e poi comunque conteneva un sacco di corbellerie, cioè quindi noi purtroppo abbiamo un sistema paese che poi ci costringe veramente a rimboccarci le maniche, purtroppo senza questo supporto decisivo. Ho sentito l'esempio della Spagna, Tour Spagna ha fatto delle campagne, io mi ricordo alla BIT li ho visti lavorare in modo assolutamente operativo, realizzando workshop ricchi di trattative, estremamente targetizzati. Quindi insomma, se noi non cogliamo tutti questi segnali e non ci mettiamo nella scia giusta, poi appunto rischiamo veramente di blaterare al vento. Ettore, vado. Umberto, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, altrimenti non so, qualche considerazione finale perché abbiamo sforato anche di qualche minuto. Io tra l'altro, guarda, devo aggiungere solo velocemente questo, avevo ancora pochissime slide nelle quali sostanzialmente fornivo la bibliografia e la sitografia, quindi in pratica ho terminato e tutto questo sarà messo a disposizione delle persone che appunto stasera così cortesemente e costruttivamente si sono collegate. Le slide finali ribadivano proprio la necessità del networking e devo anche dire una cosa, sostanzialmente occorre cominciare a fare anche un lavoro
di lingue settoriali, di microlingue, perché ad esempio anche conoscere il business English non mette in condizione di interagire col turista gastronauta in inglese, occorre il gourmet English, che è una microlingua. Io ho la fortuna di essere sposato con una donna che professionalmente si occupa di questo e che tra l'altro, Ettore, ti prego di anticiparlo, sarà anche proprio infatti protagonista di un webinar in cui racconterà proprio gli aspetti linguistici e del gourmet English legati all'interculturalità, e quindi siete già invitati e benvenuti. Ho terminato, Ettore. Ti ringrazio molto Umberto e mi consenti di dire che noi siamo disponibili a raccogliere queste esigenze e a trovare il modo di poterle mettere insieme, di creare dei momenti di formazione su questi temi, su scala nazionale, su scala locale, individuando le persone che più ci possono aiutare, meglio ci possono aiutare proprio a sviluppare queste competenze, perché sicuramente c'è un problema di competenze da far crescere in tutti quanti noi operatori. In questo senso io ringrazio veramente tutti. Vi ricordo che noi siamo a disposizione con i nostri corsi per diventare operatori di turismo esperienziale, che oggi è una professione anche con una riconoscibilità, poiché siamo tra le associazioni non professionali riconosciute dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Ricordo che il prossimo webinar è il 22 febbraio, così come ce ne sono altri, e Umberto anticipava quello di Luisa sui temi di cui che avete avuto modo di sapere. Il 22 febbraio, il prossimo, è sulla valorizzazione del territorio. Avremo un esperto che ci aiuta a sviluppare temi in parte già emersi oggi in modo più approfondito, cioè i trend di mercato e le opportunità per l'Italia. Ci aiuterà questo webinar anche a conoscere esigenze e la domanda così come si configura a livello internazionale. Ma abbiamo webinar sino a giugno programmati. Stiamo organizzando una serie di corsi residenziali, mi auguro che uno di questi possa essere per maggio con Umberto sui temi dell'enogastronomia. Io ringrazio tutti quanti e quindi vi do l'appuntamento ai prossimi webinar qualora vi saranno temi di vostro interesse. Chi vuole contattarci sa i nostri strumenti, sa il sito. Umberto è disponibile all'email che vedete qui nella slide finale, e io penso di, da parte vostra, di dare veramente un caro saluto e un ringraziamento a Umberto. Io ne sono uscito arricchito stasera e mi auguro di poter fare ancora un pezzo di strada insieme e di far sì che si possa veramente trasferire le esperienze da territorio a territorio per diventare sempre più forti tutti quanti insieme. Se poi l'Enit o chi per esso ci aiuta, ci farebbe molto piacere, ci faciliterebbe in questo compito, che è quello di far diventare l'Italia veramente una destinazione che di primaria importanza e di primaria attrattiva nel panorama dell'incoming internazionale. Buonasera a tutti, ciao Umberto. Ciao da Genova e grazie a tutti voi. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.